Vai. Fare una domanda su un per avanti, ma non è il tardi. Mi devo chiedere, a parte gli scherzi, ma dire stasera, perché stasera volevo sapere come vanno i miglioramenti del ragazzo, cosa le piace di lui e cosa invece cosa è cosa migliorare. C'è molto del suo in quella vittoria, in questa vittoria di stasera, perché poi soprattutto in funzione del gol ci è entrato dentro nella totalità, è andato a riconquistare quella palla, a spostarla sull'arrivo dell'avversario, a tirare il calcio di rigore, per cui bisogna dirgli bravo, aveva anche una responsabilità importante in base a quello che è successo. E poi è come abbiamo sempre detto, un calciatore che questo è il suo ruolo, lì si trova bene, ha fatto salire spesso la squadra con la palla addosso e anche per certi versi stato messo in condizione, perché la squadra ha giocato alta, ha fatto anche molto possesso nella loro metà campo, anche se non abbiamo fatto delle trame di grande qualità, però è andato a pressare, è un calciatore che sa fare un po' tutto, ecco. Ora c'è da vedere se poi riuscirà ad essere così forte dentro l'area avversaria come Mauro, come il suo compagno di reparto, però lui è bravo a venire incontro, a prenderla addosso, a pulire anche questa palla scaraventata senza che abbia un'idea ben precisa su quella che è la direzione, e lui riesce a renderla giocabile per i compagni. È uno che salta l'uomo nello stretto, perché ha queste qualità di guida della palla nello stretto, di riuscire a girarsi anche con le spalle all'avversario e di andare a concludere. Calciatore forte. Gut, also die Frage war zu einem Stürmer von Inter, und zwar aber nicht Icardi, sondern Lautaro Martinez. Was hat ihm gefallen und was muss er noch verbessern? Die Antwort daraufhin, ja gut, also ich muss sagen, dass heute Abend hat er viel zum Sieg beigetragen. Er hat das entscheidende Tor geschossen, er hat aber ansonsten auch viele Bälle gewonnen. Er ist immer draufgegangen, er hat sehr gut gespielt, er hat Verantwortung übernommen beim Elfmeter. Und ja, wie ich schon immer gesagt habe, ist ein starker Fußballer, er fühlt sich wohl in seiner Rolle vorne, er hat frühes Pressing gemacht auch und er kann viele Sachen, er kann viele Dinge und hat das Spiel nach vorne einfach mitgestaltet auch. Und aber man muss sagen, einfach die gesamte Mannschaft hat einen guten Eindruck heute hinterlassen mit viel Ballbesitz. Aber nochmal auf ihn zurückzukommen, man muss halt sehen in Zukunft, wie er auch weiterhin auftritt, auch im Strafraum, wie gefährlich er dort sein kann, vergleichbar mit Mauro Icardi, das wird man sehen, aber genauso stark wird. Aber das Wichtige ist einfach, dass er auch Bälle fordert, gute Spielzüge auch einleitet und bringt seine Mitspieler in Szene und auf engen Raum hat er eine sehr gute Ballbeherrschung. Prego. Buonasera, mister. No, una curiosità, cosa cambia senza Mauro nella fase offensiva per voi, nell'impostazione della partita, visto che anche lei ha detto che forse è mancata un po' di qualità, che in cosa diventa diverso dover impostare una gara senza il centravanti, tra virgolette, titolare? Noi il centravanti ce l'abbiamo, perché Lautaro lo sa fare, è il suo ruolo, è il ruolo anche di Lautaro. Noi abbiamo cominciato ultimamente a farlo giocare anche insieme, però poi anche se ne gioca uno solo, tutte e due possono ricoprire quel ruolo in maniera completa. Anzi, ho detto, la differenza può essere che dentro l'area di rigore Mauro è quel rapace, ma abbiamo detto tante volte, che si avventa sulla preda qualsiasi passi nel suo terreno. Forse con la palla giocata addosso ha caratteristiche diverse da Lautaro. Lautaro quello lo sa fare meglio, della protezione con le spalle girate del pallone
all'avversario. Quindi secondo me sono due ottimi calciatori che dentro poi il gioco di squadra possono trovare l'esaltazione del diventare poi veramente forte, ecco. Gute Frage. Ändert sich denn was ohne Icardi? Wenn wir uns das mal angeguckt haben, auch heute Abend fehlt eine gewisse Qualität vielleicht vorne im Sturm auch. Die Antwort daraufhin, ja, wir haben ja einen zweiten Stürmer, den haben wir heute auch aufs Spielfeld gebracht. Das ist die Rolle von Lautaro Martinez einfach. Er hat sehr gut zusammengespielt mit der gesamten Mannschaft und er hat die Rolle vorne als Stürmer auch ja, gut abgedeckt und war ja nicht nur er alleine vorne auch. Man hat auch mal wieder dann mit zwei Stürmern vorne dann auch dementsprechend gespielt und war recht ansehnlich. Das Gleiche, ob er nun jetzt genauso gefährlich sein kann wie Icardi im Strafraum zum Beispiel, was einfach sein Terrain ist, wo er einfach stark ist, das wird man dann sehen. Es sind zwei verschiedene Charaktere, wenn wir beide Spieler so ein bisschen vergleichen, aber vor allem auch Lautaro, eher mit dem Rücken zum Tor, schafft es unheimlich gut, den Ball zu behaupten und ja, im Großen und Ganzen, das sind einfach zwei hervorragende Stürmer, beides, Icardi und auch Lautaro und ja, mit dem Team zusammen können wir da auch starke Leistungen nach vorne hin zeigen. Prego. Eccomi, ciao. Ieri non volevi parlare di Icardi, noi ci abbiamo spinto a parlare perché giustamente volevi parlare della partita di stasera. Domani rivedrete tutti Icardi alla Pinetina. Cosa ti aspetti da lui? Cosa farai te per risolvere definitivamente, per chiudere questa vicenda, soprattutto dopo la sua presa di posizione di non venire qua a Vienna? Faccio come faccio sempre, vado, faccio, se riesco a preparare il piccolo video della partita di stasera con gli analisti da fargli vedere, lo saluto, in questo caso qui se c'è qualche cosa da parlare individualmente con qualcuno di particolare si fa e poi di conseguenza vedo che cosa viene fuori, insomma, come si fa sempre. Io penso che lui reagisca nella maniera professionale quale deve essere, perché poi è la stessa fatica, la stessa difficoltà che si è avuta noi a prendere questa decisione, ce l'ha avuta lui a sentirsela rivolgere, insomma, ecco, però è la stessa difficoltà anche da parte nostra a comunicargliela, fa proprio neanche una piccola differenza, per cui si va a lavorare, si va a rimettere dentro un po' di riposo, perché stasera il campo era di quelli difficili, perché rimanevano i tacchetti per terra e ha messo a dura prova a livello muscolare la squadra, si è visto a un certo momento, è stata anche un po' in difficoltà da un punto di vista di far girare la palla, ma perché non riusciva a recuperare proprio da questi strappi e da questa difficoltà del terreno di gioco che poi non si è saputo trovare, la differenza soltanto che è un terreno rifatto da poco e che probabilmente ha caratteristiche diverse a quello che siamo abituati, ecco. Poi tutto a posto. Gut, also gestern haben wir viel über Icardi gesprochen oder haben Ihnen viele Fragen zu Icardi gestellt, die Sie nicht unbedingt beantworten wollten. Aber ja, morgen wird man zurück sein, man wird sich wiedersehen im Training. Was erwarten Sie von ihm und ja, was machen Sie ihm gegenüber? Wie verhalten Sie sich ihm gegenüber? Die Antwort daraufhin. Ja, es wird so sein wie immer eigentlich. Also morgen werden wir uns erstmal, ich hoffe, dass ich bis morgen ein Video vorbereitet habe, eine Analyse vorbereitet habe zu diesem Spiel heute. Und ich werde ihn ganz normal begrüßen. Und falls es individuelle Gespräche, falls die Gespräche erforderlich sind, nötig sind, dann halten wir diese Gespräche natürlich auch. Aber es wird, ja, er wird wie ein Profi reagieren, so wie immer.
von unserer Seite genauso, so wie es sein muss. Und es ist natürlich eine schwierige Lage nach dieser Entscheidung, die getroffen worden ist. Aber ja, er hat es nicht ganz auf die leichte Schulter genommen, ist auch verständlich. Aber wie gesagt, wir werden weiterarbeiten. Und was kann man hier noch zu dem Spiel von heute sagen? Dass der Platz durchaus schwer bespielbar war. Wir konnten nicht so den Ball laufen lassen. Es war schwer für uns, den Ball laufen zu lassen. Und es hat uns ein bisschen Probleme bereitet, muss ich ganz klar sagen. Der Platz ist vor kurzem erst erneuert worden und wir sind einfach nicht so gewohnt, auf solch einem Platz zu spielen und das hat uns ein bisschen Probleme bereitet. Più corti. Last question, l'ultima domanda. Buonasera mister, le chiedo di Samir Handanovic, del suo nuovo ruolo, come l'ha visto, è comunque stato importante per l'Inter questa sera e tra l'altro poi i tifosi gli hanno anche dedicato un coro proprio come benvenuto al nuovo capitano. Come l'ho visto io? Io l'avevo già visto perché l'ha fatto tante volte il capitano lui, fatto in precedenza, l'ha fatto tantissime volte, poi anche quando c'era Mauro, per cui lui lo conosciamo tutti per il suo equilibrio, per la sua professionalità, per la sua serietà, è uno che attraverso i comportamenti, oltre che attraverso le parole, ti sa poi trasferire quella che deve essere una serietà, una professionalità, un equilibrio di vivere, quello di dire le due cose al compagno di squadra, di riuscire a farsi apprezzare da tutti all'interno dello spogliatoio, per cui è una caratteristica che ha, come per certi versi aveva Mauro, per cui non è molto differente. E da un punto di vista poi di personalità è un calciatore esperto che ha la sua età, che ha vissuto più situazioni, per cui per essere andato a conoscere alcune dinamiche ha delle potenzialità in più, delle possibilità in più di Mauro. Grazie. Gut, also ja, die Frage war zu Handanovic und seine neue Rolle als Kapitän. Wie haben Sie ihn gesehen und wie wichtig war er heute Abend für die Mannschaft? Die Antwort daraufhin, ja, also ich kenne ihn schon in der Rolle auch als Kapitän. Er ist öfter mal in diese Rolle geschlüpft und wir kennen ihn, jeder kennt ihn im Team für seine Ernsthaftigkeit, einfach für seine Professionalität, für sein Verhalten, für das Gleichgewicht, was er auch zu der Mannschaft bringt. Und er kann sehr gut mit den Teamkameraden umgehen, mit ihnen sprechen. Er wird sehr geschätzt in der Kabine, muss man ganz klar sagen. Aber Mauro war da auch nicht viel anders, Icardi, muss man auch sagen. Da gibt es keine großen Unterschiede zwischen den beiden, aber ja, seine Persönlichkeit, die Erfahrung, die er einfach mitbringt, die hilft natürlich dem Team. Grazie, buonasera.